vero che io amo i naïf, ma proprio per questo provo una certa difficoltà a chiuderli in una gabbia di definizione. Lasciamo questo ai critici. Per quello che mi riguarda, forse potrei rifarmi alla Bibbia dicendo che sono candidi come le colombe e astuti come i serpenti. Candidi come colombe perché vivono in mezzo alla natura così naturalmente che sono capaci ancora, sono dei pochissimi, di meravigliarsi della luna, del sole, di un fiume, del Pio Bove, di un'anitra, è vero? E sono astuti in quanto assorbono delle forme di cultura e che non sono le forme di cultura tradizionali, le forme di cultura ufficiali, ma direi una cultura surrettizia, l'assorbono direi dall'aria, ovvero dai contatti diretti con le opere e con i giorni, e se ne servono poi, e questa operazione sta avvenendo sempre di più, per inserire nel loro candore, nel loro stupore, degli elementi anche drammatici, cioè direi che si stanno arricchendo e è vero, conservano una ignoranza di fondo, ma quella ignoranza però che fu la stessa definita da un grande poeta come Belli, che diceva un'ignoranza per cui solo gli ignoranti sono capaci di veri lampi di sapienza. Cesare Zavattini, grande amatore della pittura naïve, ha voluto che Luzzara, il suo paese natale, avesse anche un museo dedicato a quest'arte. Percorriamo le tappe con uno dei sostenitori di quell'idea di Zavattini, che è Renato Bolondi, ex sindaco di Luzzara. La Bassa Reggiana, che fa parte alla Padania, è la terra che ha dato i natali a Ligabue, il caposcuola dei pittori naïf. Nel lontano 1964-65, quando ero sindaco, l'amico conterraneo Cesare Zavattini, soggettista, ideò e sollecitò il sottoscritto a organizzare come amministrazione comunale un premio naïf. I comuni hanno sempre avuto delle ristrettezze economiche, avevano difficoltà a finanziare opere pubbliche come strade, per cui la gente forse capiva di più l'esigenza di fare mezzo chilometro di strada asfaltata in più che impegnare centinaia di biglietti da 1000 nella realizzazione di un'iniziativa culturale. E il comune, malgrado queste resistenze, nel lontano 1967 organizzò la prima rassegna nazionale d'arte naïf. L'idea del premio e del museo proposto e suggerito da Cesare Zavattini ha dato lustro al nostro comune, senza della quale Luzzara forse sarebbe uno dei tanti paesi sconosciuti della nostra Italia. Fausto Alberini, un altro sindaco di Luzzara, continua la storia. È un museo con oltre 100 opere e la cosa è assai ardua, perché siamo un piccolo paese di provincia, fuori dai circuiti naturali o ritenuti tale dell'arte, e quindi abbiamo difficoltà anche a recepire dai momenti pubblici e privati i finanziamenti necessari e adeguati per poter sviluppare tutte queste iniziative. Abbiamo poi in programma il catalogo completo, un volume completo sul museo, sulle opere che avete viste, che sono qui esposte, che rappresentano, noi crediamo, un fatto unico in Italia. È, direi, una rassegna completa degli ultimi 20 anni dell'arte naïf italiana, che ha bisogno anche di essere catalogata, ha bisogno di raggiungere un momento di riflessione critica complessiva. Speriamo di riuscire a dare al patrimonio artistico
italiano e in particolar modo ai Naif ulteriori soddisfazioni. A Guastalla, poco distante da Luzzara, vive e lavora Elena Guastalla, pittrice Naif molto cara a Zavattini. Io vengo dalla campagna e quando facevo le elementari mi ricordo che le maestre, quando dipingevo, mi mandavano in tutte le classi a far vedere questo disegno, perché per la mia età era già abbastanza pregevole. Ero una ragazzina molto vivace, ricordo. Mi è sempre piaciuto pitturare, sia dal vero, mi ricordo, facevo fiori, facevo animali, se non che sono diventata signorina, poi c'è stato il fidanzamento, c'è stato il matrimonio, quindi una buona pausa. Poi ho ripreso, grazie anche lo devo a mio marito, che è un appassionato d'arte, molto, molto colto, e un po' per cortesie, un po' anche per mio piacere, andavamo insieme a vedere questi musei, queste opere d'arte, queste grandi cose antiche, se non che un giorno mi ha portato a vedere proprio una mostra Naif. Veramente sono rimasta, come sono entrata, sono rimasta scioccata, perché ho detto, mi sembrava un'arte un po', come dire, scarsa rispetto a tutti i quadri che ricordo bene, insomma. E il fatto è che, come mi ha detto, che un quadro di quei tanti che ho visto era stato premiato, ho detto, beh, a questo punto io te ne faccio finché vuoi. Poi sono ritornata ancora a vedere quei quadri, perché mi avevano, come dire, stimolato un certo non so che di riprovare, da parte mia dovevo riprovare e a mettermi a confronto e fare sfida con queste cose, perché mi sembrava che io dovevo essere più brava, a parte la modestia in questo momento. Poi difatti ho provato, ci ho trovato un piacere, devo dire, una cosa che veramente non ho più mollato. Poi mi ha stuzzicato andare ancora più avanti, sono state le mostre, che dalle quali riscuotevo sempre successo, sempre di più. Da quando ho avuto questo momento sono passati già 25 anni. Posso dire che questa arte popolare, che magari tanti non hanno apprezzamento, si sbagliano, perché è l'arte più vera, più pura, è proprio una cosa che abbiamo dentro, un dono in natura, un'espressione di una persona sulla tela, è l'arte migliore, senza escludere naturalmente i nostri capostipiti, i nostri tutti gli altri pittori, veramente, come Cézanne, Gauguin e tutti questi, che un po' di Naif avevano anche loro. È un ricordo della mia casa da contadino, e così ci ho tenuto tanto, ci tengo a renderli immortali, e così mi danno tanta gioia ogni volta che li guardo. Questi qui rappresentano tutti, ossia una buona parte degli animali che ho allevato nella mia casa. Dico mia casa perché sono nato invecchiato, e come riproduco nei quadri dico tutto mia casa, pensare che è stata sotterrata, demolita. Vivevo nelle case vicino alla torre, io ho dovuto lasciarla, così avendo demolito la casa nativa mi hanno detto o che tu parti o che tu muori in questa casa, e io ho pensato di sfollare, di farmene uno conto mio. Francesco Galeotti è nato nel 1920 a Sant'Adriano Marradi, vicino a Firenze, ove vive tuttora. Naif, dalle forti suggestioni, oltre che formali e oniriche all'inizio, come si vede dalla pittura del primo periodo, era ispirato da certi dipinti di Cézanne
e di qualche altro pittore impressionista che Galeotti probabilmente poteva vedere nelle riviste o illustrazioni. Nel 1943, al 13 di gennaio, alle 5 del mattino, partì dall'Italia per il fronte. E fui prigioniero dopo pochi mesi, in Tunisi, a Gabers, e così fui portato in campo di concentramento a vicino, in Medio Oriente, vicino all'Alessandria d'Egitto. E lì sono stai per 4 anni. E il mio inizio è stato, e lo è abbastanza curioso, la tenda mia si incominciava a formarsi un tipo della bolla, della muffa, e così, curiosando, venendomi in mente la soffitta della mia camera, mi venne l'intenzione di pigliare un carboncino e di rinforzare queste ombre facendo qualcosa che mancava, o lì saltava fuori un galetto, un viso. Oh, da quel giorno lì nacque dentro di me quella malattia dell'arte. Oh, tutti i giorni, o che facevo una tenda, o che pigliavo giù una persona, una cosa o l'altra. Così passò 1 o 2 anni ancora in campo di concentramento. Una volta tornata a casa, trovandomi nel paradiso di fronte a un'Africa, a un campo di concentramento dove si vedeva solo acqua e cielo, una tenda. Così, trovandomi involto in mezzo alla quantità di animali che era la mia gioia, e così il primo pensiero fu di disegnare tutti i miei animali che avevo attorno a casa, li disegnai nel camerone dove si tiene il fieno. In più gli misi anche il cammello, perché è l'unico animale che vedevo in Africa, e così mi era restato talmente impresso, e fu quasi tra i primi a disegnare. Sempre continuata una malattia che era penetrata talmente, così forte, potente, che non potevo fare a meno di far qualcosa. A Bossolasco, paese delle Langhe quasi al confine settentrionale dell'Italia, incontriamo Irene Invrea, pittrice dotata di una grande sensibilità poetica. L'approdo con la pittura avviene in un momento singolare della sua vita. Sentiamo il suo racconto. Mi ricordo perfettamente, perché è una cosa che mi è arrivata come un dono. Io ero qui, in questa vecchia casa, su un terrazzo, una sera, con un tramonto rosa, settembre, e il cielo era meraviglioso, e io ero vedova da 2 anni, e quel, non lo so, quel cielo, quell'aria, forse la ferita un po' rimarginata, ha fatto sì che io ho provato un empito, come di felicità, di gioia di vivere, di voglia, e ho detto: io dipingerò un quadro dove si veda che la morte non esiste. Era l'inconscio che mi suggeriva di non ammettere che questa cosa era capitata in casa nostra, e questo carissimo uomo, padre dei miei figli, non c'era più. Io avevo uno zio che era mancato anni prima e che era pittore per hobby. Allora il giorno dopo ho preso la sua vecchia cassetta di colori, c'erano 2 teli, insomma, così, qualche pennello. Poi sono andata ad Alba, perché qui non vendono i colori per pittori, mi sono un po' rifornita, insomma, e ho dipinto il primo quadro. E quando era finito mi sono accorta che era il paradiso terrestre. Io da allora, con la pittura, ho fatto venire fuori quello che avevo dentro. Io ricordo che Cesare Pavese, che era amico di mio marito, anche mio, e che ha dormito in questa casa, caro Cesare Pavese, una volta parlando con amici diceva: un artista ha i propri archetipi
nei miti, nei giochi infantili. Se descriverà le sue emozioni infantili, sia pure con mano d'adulto, se sarà un grande mano, farà dei capolavori. Se sarà una voce più piccola, farà una cosa di meno importante, ma genuina. Io faccio questi quadri. Io ho un fratello, avevo, per purtroppo non c'è più, che era chirurgo, ma grande disegnatore, bravissimo, scultore, Garelli. E una volta mi viene a trovare, mi teneva un po' d'occhio, perché diceva questo per suo marito, sta sorella, insomma, tanto caro. Una volta viene e dice, ma hanno detto che dipingi, fammi vedere. E guardava e rideva. Sono belli, sono lieti i tuoi quadri. Però dice, non capisco cosa vuoi fare. E io ho detto, ma io neanche, faccio queste cose. Passano un po' di giorni e nella buca delle lettere trovo fogli tolti a una rivista, piegati, e nel margine c'era scritto, hai ragione tu, brava Franco, mio fratello. Ed era un articolo sui naif. E io allora ho capito che ero un naif. Le langhe, che posto occupano nei suoi dipinti? Sono in tutti i miei quadri. Certo non le langhe, le morbide colline, i brick, come li chiamano qui, con le case. Ma le linee mie sono sempre di colline tondeggianti. E quando c'è una catena di monti in fondo, c'è sempre il Monviso. Mi sarebbe impossibile fare una montagna che non facesse così, poi viene giù, poi fa il visolotto e poi scende. È impossibile per me. Allora io quando adesso ne ho fatto uno, una grossa giungla con un Monviso dietro, so, con una catena, ho chiamato quel quadro Kilimanjaro. Però è Monviso. Quindi c'è la langa nei miei quadri, anche se poi io metto le palme, i fiori esotici e gli animali, le pantere, le tigri, i leoni. Infatti io mi sono accorta man mano che questi soggetti che non scelgo, che mi sono imposti come da dentro, diciamo, vengono dalle fantasie infantili. Io leggevo con passione veramente frenetica Emilio Salgari. Allora, quando io ero bambina, non c'era la televisione, giusto la radio che sentivi. Per cui si leggeva molto. Era una generazione che leggeva. Comunque, io ho letto tutti questi libri di Emilio Salgari, diciamo Salgari, pare di Salgari. E quindi queste giungle, queste avventure, questi luoghi esotici, questi animali. La prima volta che ho sentito parlare del tapiro è stato da... E difatti un bel giorno ho detto, adesso mi faccio dei tapiri. E dicevo, ma come sono? Mai visti, no? Però mi ricordavo che Salgari diceva il tapiro della Gualdrappa, dalla Gualdrappa. Allora io ho fatto sempre un po' questi porcelli neri che faccio con questa cosa bianca, sembra che abbiano la cintura. Li faccio così e so che non potrei fare a meno di farli così. Bernardo Pasotti nasce a Milano il 15 giugno del 1910 dal padre Pietro, industriale farmaceutico, e dalla madre Beatrice Mazza, casalinga. Terminati gli studi classici nel 1928 e sollecitato anche dal padre, che intende favorire la sua naturale inclinazione alla pittura, si iscrive all'Accademia di Brera a Milano. Nel 1934 consegue il diploma. È uno dei rarissimi casi nel campo della pittura naive. E questo suo essere educato lo gli ha molto giovato nella sua lunga carriera pittorica, colma di lusinghieri successi e altrettanti periodi di crisi e di sconforto. Soltanto dopo l'incontro con Anatol Jakovsky, considerato uno dei massimi esperti mondiali dell'arte naive, che lo aiuta a presentarsi alle importanti rassegne internazionali, come quella del 1958 in Belgio, che gli vengono aperte le porte delle più grandi gallerie. Sollecitato da Cesare Zavattini,
partecipa alla 12ª edizione del premio di Luzzara con le opere Il giardino all'italiana, L'arsenale e Le fontane. Ma quest'arte naive, Pasotti? Può essere una grande arte. Il naif, lo sappiamo chi è. È un candido che dipinge, che dice proprio quello che si sente dentro e lo dipinge candidamente. Lo dipinge, e tante volte riesce a fare delle cose bellissime. Io mi sono preoccupato invece di dettagliare, perché questo fa parte della mia natura, ma non mi sento naif, vorrei uscire anzi da questo concetto di naivismo. All'inizio io ho fatto certi quadri che senz'altro sapevano di naif, insomma, dimostravano questo. Tant'è vero che una certa ente parmense, una casa editrice, mi ha inserito in un suo libro molto importante, intitolato I naif italiani di oggi. Poi, con l'andare del tempo, io ho sentito di dovere anche in un certo senso lasciare questa mia dedizione al dettaglio, alla rifinitura esasperata. E ho cercato invece l'azione logica, insomma. Chi parla di me dice che io metto in evidenza i difetti altrui, eccetera. Ma io questo lo faccio per dire, vi racconto quello che succede a questa persona, a questi miei personaggi, intendiamoci, non seguite questa strada, fate proprio il contrario. Questi personaggi io li metto bene in evidenza, perché il fulcro della mia situazione sono proprio i personaggi. Il personaggio non è mai un personaggio che ci si sente ad abbracciare, insomma. Ogni quadro mio è una sensazione che ho avuto dall'esterno e che mi mette in condizioni di raccontare qualche cosa, aggiungendo poi tutto quello che c'è in testa, tutti i fronzoletti, i fronzoli più o meno graffianti. Eccomi, si parla anche di graffiatura. Se io vado a teatro e vedo l'orchestra, vedo anche la fatica del primo violino e quella del secondo e del terzo, e li tiro fuori, insomma. Sono proprio quelli particolari che voglio dimostrare e sottolineare. Forse perché di fatica ne ho fatta tanta anch'io, insomma. E quando mi si chiede che scuola ho fatto o che accademia ho frequentato, io dico che ho frequentato l'Accademia della Vita, perché tutto il mio passato non ha fatto altro che insegnarmi e corredarmi di tanti ricordi che poi vengo a sviluppare. Questa è la mia Accademia. Chiamiamo i miei quadri racconti. Avevo un amico io, un professore, che sapeva anche scrivere, poi è invecchiato. E questo mio amico non aveva più voglia di scrivere. Però io gli dissi una volta, vieni a vedere i miei quadri. Ogni quadro è un racconto. 10 quadri, tu ti fai il tuo libro. Non ha accettato. Era stanco. Il pittore non si stanca mai. Perché? Io sono un pittore. E non sarò mai un pensionato. Perché? Perché la mia vita è piena fino all'ultimo. Speriamo che quest'ultimo sia molto in là. Marinka Dallos è nata a Lőrinci, in Ungheria,
paese che lascia all'età di 21 anni per stabilirsi a Roma. Pur vivendo nel Mediterraneo, raramente dipinge i paesaggi della sua nuova patria. I suoi pensieri pittorici sono quasi sempre colorati con le tinte del folklore ungherese. Anche quelle rare tele della Roma di Villa Borghese o la Roma dell'Isola Tiberina sono intessute con i fili dai colori della sua terra. Anatol Jakovsky, l'esperto dell'arte naïve mondiale, ha scritto su Marinka Dallos righe che più di ogni altro descrivono la complessa personalità di questa sensibile artista. Coltivata, colta, conoscitrice profonda della bellezza della parola, per esempio, dato il suo primo mestiere di traduttrice e giornalista, niente la predisponeva, in verità, a prima vista, a una certa naïveté, appannaggio di esseri semplici, primitivi, si direbbe, sempre per stare a quegli stessi detrattori. Ma ciò non ha impedito che ella abbia ritrovato di colpo questa freschezza e questa purezza e questa visione ingenua, tutte cose che appunto non si imparano e non si imitano. Nella sua pittura, infatti, come in quella di qualche altro pittore naïf degno di questo nome, quelle visioni sembrano sgorgare dal fondo dell'età, da un fondo comune dell'umanità. Zampillano, questa è la forza della verità, non da un pozzo, ma da una fontana di giovinezza. Cosa ne pensa Mario De Micheli di questo pianeta naif? Cioè, il pianeta naif è una definizione giusta, insomma, perché è un pianeta ricco di personaggi, personaggi diversissimi tra di loro, appartengono a nazioni diverse, ma hanno in comune questa possibilità di esprimere in maniera viva i sentimenti esistenziali dell'uomo, in maniera primitiva, con candore e forza, quelli che sono gli elementi costitutivi della psicologia interiore, sempre con innocenza e con immediatezza. Questo è veramente il personaggio o i personaggi che abitano il pianeta naif.